Agrigento inaugurato l'hub vaccinale al Pala Congressi al Villaggio Mosè, frutto di un'intesa tra azienda sanitaria e Parco Valle dei Templi, che ha concesso la struttura. Le interviste di Gaetano Ravanà. Assessore, oggi si inaugura l'hub vaccinale al Pala Congressi di Agrigento, quindi anche in questo capoluogo c'è un centro attrezzato. Si aggiunge alle altre sedi vaccinali, è importantissimo, i cittadini siciliani come tutti i cittadini italiani guardano alla vaccinazione come un momento di speranza e noi dobbiamo spingere la vaccinazione proprio in questa fase così difficile nella quale ci sono sentimenti contrastanti e deve prevalere il valore della scienza. Il vaccino al momento è l'unico antidoto possibile per liberarci di questo brutto virus e tornare alla normalità. Io devo fare i complimenti ancora una volta alla Protezione Civile, all'azienda sanitaria provinciale, perché abbiamo creato un meccanismo virtuoso di collaborazione e spero che i cittadini potranno apprezzarlo il prima possibile. I vaccini arriveranno in quantità sufficiente per soddisfare tutte le richieste dei siciliani? È un impegno assunto dal Presidente Draghi e io gli credo. Per quanto riguarda la vicenda AstraZeneca, molti siciliani si sono tirati indietro a fare il vaccino. C'è un po' di preoccupazione, l'AIFA e EMA hanno ribadito l'assoluta sicurezza, se potesse essere liberalizzato anche ai quarantenni sarei il primo a farlo per testimoniare con la mia vaccinazione che non c'è nulla di cui temere. Aspetto il mio turno. Finalmente il giorno dell'inaugurazione del lab vaccinale, adesso i vaccini. Esattamente, ma l'importante è farsi trovare pronti, avere un'organizzazione che sia come risorse umane, perché l'ASP sta facendo diverse assunzioni sia di amministrative che sanitarie, le ha già fatte e continuerà a farle nei prossimi giorni. Una struttura idonea che, evitando le code, dia la possibilità a grandi numeri di persone di potersi vaccinare in tempi brevi, ci mette nelle condizioni di essere pronti. Dopodiché Draghi e il commissario Figlioli devono garantirci l'arrivo regolare dei vaccini e noi siamo pronti. Ecco, in questo momento la regione siciliana deve farsi trovare pronta e anche la provincia di Agrigento. Questa è una giornata importante, ecco perché l'assessore Razza ci teneva a essere presente in questa giornata per dare un segnale di quanto la regione siciliana, il presidente Musumeci e il governo Musumeci stiano scommettendo con ogni forza perché il sistema sanitario si adegui a evitare di essere travolti da una pandemia che invece, per quanto appunto sia straordinaria, debba essere governata. I vaccini ci danno la speranza di guardare alla prossima primavera con il sorriso, perché vaccinando un numero sempre maggiore di persone e con un RT che speriamo diminuisca, noi potremo guardare alla primavera e all'estate con la possibilità di una ripresa. Oggi siamo al 7° centro vaccinale della Sicilia, in totale se ne sono previsti 9. E domani, e dopodomani inaugureremo Trapani, è una struttura importante per la provincia di Agrigento e per l'intera Sicilia, perché consentirà di avere una capacità di vaccinazione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria. Il piano della regione, dato dal governo regionale, dall'assessore Razza, dal presidente Musumeci, è di fare in modo che la regione sia pronta a vaccinare tutti i siciliani, sono 4 milioni di abitanti quelli vaccinabili, entro l'estate. E quindi bisogna procedere a realizzare strutture straordinarie come questa, in grado di vaccinare 1.000-4.000 persone al giorno. Solo così si riesce a raggiungere gli obiettivi fissati. Il governo ha dato alla Protezione Civile l'incarico di realizzare 8 hub vaccinali, questo è il 7°, siamo quasi alla fine, è una struttura molto bella. Si riutilizza il Pala Congressi che non era utilizzato e questo ci fa molto piacere. Durerà 6 mesi, il tempo necessario 7 mesi, ma contribuirà in modo importante alla protezione della popolazione siciliana. Solo il vaccino ci può far uscire da questa emergenza che ormai dura da un anno, oltre un anno.